Adesso saremo amici, avete promesso di giocare con me? E ora dove siamo finiti? Siamo stati teletrasportati di nuovo. A quanto pare, ragazzi, Sabrina ci ha buttati fuori dalla sua palestra. Questo posto è deserto. Vado a dare un'occhiata. Aspettaci, veniamo con te. Ehi, c'è nessuno? Per favore, abbiamo bisogno d'aiuto. Wow. Questa torta sembra buonissima. Sabrina vuole giocare con noi, ma prima possiamo fare merenda, no? Vado a cercarla. Sarà maleducato iniziare senza di lei, ma non posso resistere. Ma questa torta è finta! Che cosa ci sarà qui? Mi scusi tanto, pensavo che non ci fosse nessuno in casa. Io volevo solo... Pikachu? C'è qualcosa che non va qui. Quella è soltanto una bambola. Ash, ascolta, non ci crederai, ma siamo dentro una casa per le bambole. Dimmi che stai scherzando. Qui dentro tutto quanto è fatto di plastica, persino il cibo. Com'è possibile? Ora possiamo giocare insieme, sì. È piuttosto alta per essere una bambina. Sai, credo che in realtà siamo noi ad esserci rimpiccioliti. Come possiamo liberarci di lei? Le case, la strada, è tutto finto. Questo significa che... Significa che Sabrina ci ha intrappolati tra i suoi giocattoli. Ci ha rimpiccioliti grazie ai suoi psicopoteri. Allora, quando ha detto di voler giocare con noi, intendeva dire usarci come giochi. Non possiamo andare avanti. Cosa sta succedendo? Quella palla mi fa paura. Anche a me tanto. E adesso ce la lancerà. Io voglio giocare a palla. Stiamo per essere schiacciati. Ascoltate, adesso lasciatevi guidare dalla mia mente. Teletrasporto. È stato così divertente. Tornate a giocare un'altra volta.